ha dato l'allarme un passante, oppure il collega di lavoro che l'ha visto in difficoltà. Lui si è ferito durante... Simuliamo il recupero di una... in questo caso di un... Allora, simuliamo il recupero in questo caso di un giardiniere, un addetto alle potature, che è rimasto bloccato sull'albero ed è anche ferito. Quello che vedete qui... scendere l'equipaggio, composto da un capo equipaggio e altre due persone, altri due soccorritori. Il capo equipaggio ha la necessità di ragguagliarsi appunto con i soccorsi già presenti sul fuoco per capire a che punto possono arrivare a fare l'intervento. L'autista si posiziona in modo tale da avere la... Con la tavola spinale. Viene effettuata una manovra che si chiama abbattimento su spinale, è una manovra che si utilizza in tutti i casi in cui la persona, la maggior parte delle volte, nel 90% dei vigili del fuoco, i soccorritori della Croce Rossa appoggiano la spinale a terra in modo tale da mantenere nel modo più atraumatico possibile la schiena su un piano rigido. La soccorritrice alla testa si è posizionata appunto per non lasciarla più la testa fino a quando non verranno applicati i fermatesta. In modo coordinato si spostano su un piano in modo tale da poter lavorare meglio e in sicurezza per